La cultura non si eredita, si conquista. Cultura in Gol, progetto di promozione e valorizzazione del territorio umbro, che punta sul binomio cultura e calcio professionistico, ha scelto questa frase di André Malraux per accompagnare la sua seconda edizione presentata al Museo della C Perugia Calcio. Un progetto Cultura in Gol che vede coinvolti circa 150 giovani calciatori dai 13 ai 17 anni del settore giovanile del Perugia Calcio. Questi, impegnati nella preparazione precampionato, avranno modo di approfondire così la conoscenza del luogo che li ospita, al quale è stata assegnata una parola chiave, nonché hashtag ufficiale, che guiderà la campagna promozionale alla scoperta del patrimonio culturale di ogni comune attraverso gli eventi, che saranno delle vere e proprie iniziative comunicative, saranno centrati dei focus ben precisi, connessi alle parole chiave scelte per la valorizzazione di ciascun territorio, e queste parole chiave saranno declinate in varie forme: iniziative sportive sulla sostenibilità e sul turismo sostenibile, si parlerà di fiducia, strategie promozionali, marketing territoriale e di formazione, con un dialogo fra cultura e sport. Si parte con Cascia, hashtag passione, dove dal 31 luglio al 9 agosto ci saranno i ragazzi della primavera, e si prosegue con Castel Rigone, hashtag sostenibilità, dall'1 al 7 agosto con gli under 17 serie A e B. Poi di nuovo Cascia, hashtag fiducia, dal 7 al 13 agosto con gli under 16 serie A e B, e Città di Castello, hashtag innovazione, dal 16 al 22 agosto con gli under 15 serie A e B. Chiuderanno il progetto i giovanissimi regionali a Montone, hashtag paesaggio, dal 23 al 29 agosto. Oltre a interagire sul territorio, si interagisce anche attraverso il sito Cultura in Gol. Cosa troviamo lì? Non soltanto tutte le informazioni sulle sedi di ritiro, ma anche le offerte turistiche dei vari territori, naturalmente sulla linea di valorizzazione collegata alla parola chiave, per cui strutture museali convenzionati, pacchetti turistici e strutture ricettive pronte ad accogliere i visitatori, oltre che naturalmente date riferimenti per le iniziative culturali che saranno protagoniste dei vari territori. E novità di quest'anno, un live blog che metterà in comunicazione i ragazzi con tutti i visitatori del sito, che avranno così modo di capire anche dalle loro reazioni, dalle loro impressioni, che cosa trasmette loro un territorio, che cosa vuol dire viverlo. Per noi è un'opportunità importantissima, perché vuol dire mettere a conoscenza i nostri ragazzi. Parliamo di 140-150 ragazzi su un'età talmente delicata di poter vivere e fare formazione. I ragazzi conoscono, ma non profondamente, quello che può veramente culturalmente può dare a questo territorio. L'anno scorso abbiamo conosciuto più profondamente l'artista Burri, quest'anno avremo altre bellezze da scoprire, da far scoprire ai nostri giovani. Lo sport ha la grande capacità di mettere insieme i ragazzi fin da giovani e dare opportunità non solo per la crescita psicofisica, ma anche per quegli elementi relazionali che poi fanno sì che da grandi si possa affrontare il mondo con più agevolezza. In questo caso, metterlo in contatto con la storia dell'Umbria, delle sue città, delle sue caratteristiche culturali, storiche, ambientali, credo che sia una grande cosa.